mostra alla BCC di Fano fino al 5 aprile le opere di Virginio Ridolfi, un pittore fanese diplomato negli anni 40 all'Istituto d'Arte di Fano, che ha ricevuto tanti riconoscimenti internazionali da Bruxelles, Canada, Belgio, Francia, New York, Jugoslavia e via dicendo. Tra i tanti aneddoti importanti ricevette una medaglia d'argento da Papa Paolo VI. Le sue opere si trovano nelle case di tanti artisti come Gino Bramieri, Aldo Fabrizi, Franca Valeri, solo per citarne alcuni. Da sottolineare la mostra nel Castello di Frontone nel 2018, dove il famosissimo regista Wim Wenders fu colpito da un suo quadro che gli era stato commissionato nel 1978 da Giulio Carlo Argan, in quel periodo sindaco di Roma. Oltre ai tanti riconoscimenti ricevuti in vita, nel 1993, in occasione del decennale della scomparsa dell'artista, l'Accademia Internazionale Città di Roma conferì ai familiari una medaglia d'oro al suo ricordo. Abbiamo qui il figlio di Virginio Ridolfi, grande pittore fanese. Sì, grazie per questo grande. Lui avrebbe detto: ma io faccio solo il pittore, perché era un po' la caratteristica sua, una modestia vera, reale. Lui Fano non riportava mai tutto quello che in qualche modo gli veniva riconosciuto in giro per le mostre o anche per l'attività di Drezer, che era un allenatore, un cinofilo allenatore di cani. Mi ha colpito tantissimo il fatto che è stato riconosciuto straordinario da Wim Wenders, un regista a livelli galattici. Questo è accaduto nel 2018 in occasione di una mostra nel Castello di Frontone. Lui è venuto insieme quindi col sindaco, tutti ci avevano chiamato, io ho detto no, non vengo perché non voglio influenzarlo, voglio sapere che effetto gli farà. E mi è piaciuto che poi il giorno dopo mi ha mandato questa fotografia di lui che proprio rimane così davanti al quadro che abbiamo visto, che è esposto qui nelle vetrine della BCC. Questo quadro fu il quadro commissionato dal famosissimo Argan, all'epoca sindaco di Roma. È vero, in quel periodo Argan voleva rilanciare la quadriennale di Roma, che era stata interrotta da anni, e aveva chiamato appunto tra gli artisti anche mio padre, e quindi la regola era dipingere appunto 2 metri su 3 metri, per questo quel quadro ha quelle dimensioni, cosa che ha dovuto far costruire la tela di quel genere che altrimenti non era in vendita, quindi da un falegname, e l'ha dipinto con grande soddisfazione. Ed è un mondo immaginario. I quadri suoi non sono mai reali, nessuno è preso dal vero. Lui dipingeva nel suo studio per lo più di notte, immaginando questo mondo che poi ci fa vedere. Tra l'altro un precursore, perché allora non c'erano i droni e lui dipinge tutte queste immagini dall'alto. Lui, essendo stato un paracadutista volontario della Folgore in tempo di guerra, era andato apposta perché gli piaceva volare, poteva vedere il mondo dall'alto, cosa che non tutti avevano visto, soprattutto in quei periodi quando lui dipingeva. Però con lui si vola sempre su questa terra, anche perché in genere i primi piani sono sempre dei primi piani difficili da percorrere a piedi. Poi in fondo si sfocia appunto nei monti azzurri dove c'è il sereno. È così una parafrasi della vita. Difficile magari adesso, però se trovi la strada giusta ci arrivi. Un ringraziamento va ai figli di Virginio, Filippo e Sauro. La mostra nasce nell'ambito del nostro sostegno al Festival Circonomia. Infatti, come banca locale e banca di comunità, è proprio per noi un piacere naturale mettere a disposizione i nostri spazi a servizio appunto di tutta la città, di tutte le persone che passeranno in questo periodo per il corso. Infatti la mostra si trova nella filiale di Piazza 20 Settembre e resterà allestita fino al 5 aprile. Quindi invitiamo tutti a venire a visitarla.